studies, then we can switch to English in the scientific session. Volevo solo dire due parole sul modo in cui è stato istituito questo premio e su Yassen. E, come sapete, siamo qui appunto per questa cerimonia di premiazione. Ovviamente mi aspettavo molta più gente. Il problema è che c'è stato probabilmente un difetto di comunicazione con gli studenti, che speravo avrebbero venuti numerosi, ma evidentemente così non è stato. E però cerchiamo comunque di portare avanti questa cerimonia nel modo migliore possibile. E questo premio è la sua prima edizione, dedicato alla migliore tesi di laurea magistrale in fisica teorica conseguita in Italia nell'anno solare 2017 e intitolato a Yassen Stanem. Ovviamente molti di voi qui dentro hanno conosciuto direttamente Yassen personalmente, e per gli altri vorrei ricordare che Yassen è stato un eminente scienziato e un ottimo docente, e ha svolto la sua attività nell'ambito sia dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, di cui era dipendente, che ha svolto attività di ricerca, nell'ambito del Dipartimento di Fisica come docente. A tal proposito, ovviamente, Augusto ci dirà di più in seguito. E, come sapete, Yassen è scomparso prematuramente all'età di solo 54 anni, in seguito a una grave malattia, e anche molto breve, esattamente 2 anni fa, il 9 giugno del 2017. E ovviamente ha lasciato un grande vuoto in tutti noi, che lo abbiamo conosciuto e frequentato, un vuoto che ovviamente è impossibile da colmare, e tuttavia crediamo che l'istituzione di questo premio sia almeno un piccolo tributo per onorarne la memoria. E immediatamente dopo la scomparsa di Yassen, con alcuni amici e colleghi, molti amici e colleghi, abbiamo pensato di istituire questo riconoscimento dedicato a lui, appunto per fare in modo che Yassen venga ricordato nel tempo e anche dalle future generazioni di studenti e colleghi, quindi non solo da coloro che l'hanno conosciuto. Abbiamo pensato ad un premio, ovviamente, per una laurea magistrale, che è il livello in cui Yassen insegnava, e ovviamente l'ambito naturale è sembrato quello della fisica teorica, che è l'ambito nel quale Yassen svolgeva attività di ricerca. La speranza, ovviamente, è che questo premio divenga nel tempo sempre più ambito e prestigioso, almeno a livello nazionale. Sono veramente onorato, come amico e collega di Yassen, di aver preso parte a questa iniziativa, che comunque è stata molto facile, perché, come sapete, Yassen era molto amato dentro il Dipartimento. Il grande affetto di tutti verso Yassen ha fatto sì che questa impresa sia naturalmente sfociata in questo premio, e ha avuto un fortissimo sostegno ed anche un unanime consenso, essenzialmente. Quindi, detto questo, vorrei fare i ringraziamenti. Devo ringraziare molte persone per questo premio. Il premio è innanzitutto cofinanziato dall'Ateneo attraverso la Fondazione Sebastiano e Rita Raeli per Tor Vergata, dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma Tor Vergata e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione di Tor Vergata. Ringrazio quindi il rettore professor Giuseppe Novelli, il direttore del Dipartimento, professoressa Rossana Marra, che era il direttore quando il premio è stato istituito, l'attuale direttore Pasquale Mazzotti, che purtroppo oggi non è potuto essere qui, e in sua vece c'è il professor Cerrito, che ringrazio, e il direttore della sezione NFN, Anna Di Ciaccio, per aver accettato con entusiasmo di mettere a disposizione i fondi per questo premio. Poi vorrei ringraziare tutti i colleghi, i membri del panel del premio, che hanno fatto un lavoro molto, molto importante, molto grande, e diciamo da fuori l'Università di Tor Vergata, Carlo Angelo Antoni, professor Carlo Angelo Antoni dell'Università di Torino, professor Davide Fioravanti degli NFN di Bologna, professor Augusto Pagnotti della Scuola Normale Superiore di Pisa, poi i colleghi professori di Tor Vergata, Massimo Bianchi, Luca Piferale, Annalisa D'Angelo, Anna Di Ciaccio, Silvia Morante, Olivia Bucci, Giancarlo Rossi, Nicola Vittorio e Anastasio Svadicas. E chiaramente un ringraziamento speciale devo farlo ai due colleghi italiani che hanno preso parte a questa valutazione, a questo panel di valutazione, e che erano molto legati a Yassen: il professor Ivan Todorov dell'Accademia Bulgara delle Scienze, che è stato
supervisore, maestro, mentore di Yassen, che poi è anche collaboratore, e il professor Emeris Okashev, che è un emerito presso l'Università Savoie Mont Blanc di Annecy, che è anche lui grande amico e collaboratore di Yassen. Vorrei ringraziare il professor Masiero che ha accettato di parlare in questa presentazione e quindi di contribuire a questa cerimonia. E infine vorrei ringraziare gli studenti che hanno partecipato al premio e quindi che hanno sottoposto la loro tesi a giudizio del nostro panel, in particolare il dottor Luigi Perugini Niro, che è vincitore del premio e che sentiremo dopo nel suo corpo di presentazione. Devo anche ringraziare un enorme lavoro che è stato fatto dalle segreterie di questa università e che hanno affiancato ed accompagnato la parte scientifica. Quindi, per quanto riguarda la segreteria dell'amministrazione centrale, vorrei ringraziare la dottoressa Silvia Quattrociocche, la dottoressa Paolina Maiullo e anche da parte dell'ufficio stampa dell'Ateneo, la dottoressa Pamela Bergolini. Per quanto riguarda le nostre amministrazioni, per il Dipartimento, ovviamente diciamo, il coordinamento completo di questo lavoro è stato fatto dalla dottoressa Lioncatena, che ha coordinato appunto tutta la segreteria, e insieme a lei Antonella Traversi e Stefano Battaglione si sono occupati della parte economica e dei rimborsi, Antonella Rioi che all'inizio ha contribuito all'organizzazione dei lavori del panel, alla gestione delle domande. Ovviamente Carlo Urbani e in particolare nell'ultimo periodo dell'organizzazione di questa cerimonia, la dottoressa Laura Calconi. Per l'amministrazione INFN, inoltre vorrei ringraziare Marta Solinas, che si è occupata della parte economica e dell'organizzazione del rinfresco, e Carla Felici. Finalmente, per concludere, vorrei ringraziare per il grande sostegno che mi hanno sempre manifestato la famiglia di Yassen, cioè la moglie Antonia, che non so se riuscirà a venire in tempo per la premiazione, comunque ha inviato una lettera che poi vi leggerò prima della premiazione stessa, e il figlio Dennis, che è studente di fisica, anche lui purtroppo impossibilitato a venire oggi. E insieme a loro vorrei anche ringraziare Alice Abbi e Maurizio Ferrotta, che sono nostri studenti di PhD e che sono particolarmente legati alla famiglia di Yassen. Con questo ho concluso e quindi passo la parola al professor Nicola Vittorio, in rappresentanza del rettore. Ma io vorrei dire solo due parole, sono qui in rappresentanza del